Ciao a tutti, allora sono qua per fare un tag che si intitola Hai un libro. In tutto sono 20 domande, inizio subito. Allora, la prima è: hai un libro con i bordi delle pagine seghettate? Sì, ce l'ho ed è un libro per ragazzi che è La guerra delle farfalle di Hilary Mackay, questo qui, edito Giunti e qua di lato ha le pagine seghettate. Poi, due, hai un libro con tre o più persone in copertina? No, non ce l'ho, ma ho alcuni libri che hanno comunque una persona in copertina. Tre, hai un libro basato su un'altra opera di finzione? Sì, ce l'ho, ed è questo qua, che è Dorothy deve morire di Daniel Page, che è il retelling in versione dark del Mago di Oz. Poi, 4. Hai un libro con un titolo di 10 lettere? Sì, ed è questo qua, che è L'Americana di Eddie Guthrie, edito Giunti. Poi, 5. Hai un libro con un titolo che inizia e finisce con la stessa lettera? No, non ce li ho. Poi, 6. Hai un libro tascabile? Sì, ve ne faccio vedere uno dei tanti, che è Fobia di Wolfthorne, edito Dalatea. Poi, 7. Hai un libro scritto da un autore che usa uno pseudonimo? Sì, ce l'ho, la conoscete tutti, e sto parlando di Cassandra Clare. Questo è uno dei tanti che ha scritto lei, che è Shadowhunters, il codice, ma il suo vero nome è Judith Rumelt, l'ho dovuto scrivere perché sennò non me lo ricordavo. Comunque lei è una delle persone che scrive sotto pseudonimo. 8. Hai un libro con il nome del personaggio nel titolo? Sì, ce l'ho, ed è un altro libro per ragazzi che è Giuditta e l'orecchio del diavolo di Francesco D'Adamo, edito Giunti. Poi, 9. È un libro con due mappe all'interno? No, con due mappe precise? No, perché ne ho alcuni con una e alcuni con tre, ma con due precisi no. Ma ve ne faccio vedere uno che ne contiene solo una mappa, e sto parlando di Sir Blake nel Regno degli Sci di Lorenzo Iero, che la mappa è proprio all'inizio, che è questo, la mappa. Poi, 10. È un libro di cui è stata tratta una serie TV? No, non ne ho manco uno di libro che è stata tratta dalla serie TV. 11. Hai un libro scritto da qualcuno che è diventato inizialmente famoso per qualcos'altro? Sì, ne ho un paio, adesso ve li faccio vedere perché sono tutti e due degli youtuber. E uno è: Vuoi sapere un segreto di Gianmarco Zagato? Edito da Mondadori. E l'altro è di Elisa De Marco, che è Brividi, ed è conosciuta su YouTube come Elisa True Crime. Poi, 12. È un libro con un orologio in copertina? Sì, ce l'ho, che è L'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley, questo qua, che qua c'è un orologio e all'interno è fatto così. Poi, 13. È un libro di poesia? No, non ce l'ho perché a me la poesia non piace. 14. È un libro con la vittoria di un premio stampato in copertina? No, non ce l'ho neanche uno. 15. È un libro scritto da un autore che ha le tue stesse iniziali? Sì, che è Minerva. E il mio nome inizia con la M e il mio cognome con la C. Poi, 16. Hai un libro di racconti? Sì, ce l'ho ed è Se scorre sangue di Stephen King della Pickwick. Poi, 17.
È un libro lungo tra le 500 e 500 pa 510 pagine. Sì, ce l'ho ed è Il valzer dell'impiccato di Jeffrey Deaver, che ne ha 504 con precisione, edito della Rizzoli. Poi, 18 è un libro da cui è stato tratto un film. Sì, ce l'ho ed è Divergente di Veronica Roth. Lei e ho altri libri comunque che hanno tratto il film. Poi, 19. Hai una graphic novel? Sì, ritornando a Stephen King, ho Creepshow, l'unica graphic novel perché la maggior parte poi ho tutti i manga, edito Mondadori. L'ultima domanda è 20. Hai un libro da due o più autori? Sì, è un libro che mi è stato regalato a Natale e sto parlando di Twin Crowns di Katherine Doyle e Katherine Webber. Fatto così. Questo è sempre un libro per ragazzi. Con questo concludo il video e ci vediamo al prossimo.